importante personalità e carattere. Intanto siamo nel corso della quinta partita, 14-11 per l'Italia, che va con Rebaudengo a conquistare il punto, lo stesso Rebaudengo alla battuta. Match ball per l'Italia, siamo al quinto set. L'Italia ha vinto per 15-5 la prima partita, per 15-11 la seconda, poi ha ceduto ai giapponesi per 15-10, 15-10 anche nella quarta partita. Termina fuori questo tocco di Bertoli, purtroppo è il primo match ball sfumato per l'Italia. Avete visto D'Ametto che sembrava voler scherzare con un avversario giapponese. Intanto sempre sul punteggio di 14-11 per l'Italia si prosegue. Un muro riuscitissimo da parte di Fabio Vullo, quindi l'Italia ha ancora la possibilità di chiudere il match con il Giappone. Sarebbe un'impresa storica da parte della nostra squadra. Rivediamo ancora il muro efficacissimo di Vullo. Italia ancora alla battuta, secondo match ball per chiudere questo interminabile incontro, ma va a segno la schiacciata di Mikiyasu Tanaka. 14-11, torna la palla in possesso dei giapponesi, alla battuta Kimio Sugimoto. Ancora Bertoli che tenta di fare il punto per la squadra azzurra, che però non riesce ad approfittare della situazione favorevole. L'Italia ha giocato benissimo, intanto 14-12 per la nostra squadra, vi dicevo, ha giocato benissimo, superbamente nel corso delle prime due partite. Poi c'è stato un calo nella terza e nella quarta, dovuto anche, a mio giudizio, alla scarsa giornata di vena di un elemento fondamentale quale Errichiello. Comunque i sostituti che si sono via via avvicendati sul terreno di gioco hanno fatto del loro meglio, a partire da De Luigi per andare a Marco Negri e a Lucchetta. Intanto ancora il Giappone in fase di rimonta, peccato davvero aver sciupato quei tre match subito di Lucchetta. Evidentemente Prandi si affida a lui, alla sua stazza, alla sua potenza per controbattere le offensive dei giapponesi, però proprio Lucchetta spedisce fuori questo pallone. Sono momenti esaltanti e nel tempo stesso drammatici. 14 pari, l'Italia si è giocata tutta la dote. Ricordiamo che anche nei due set perduti, il terzo e il quarto, l'Italia era in vantaggio per 10-7 sia nel terzo che nel quarto. Ora però c'è un punto proprio di Lucchetta che viene sostituito ancora da D'Ametto. Sul 14 pari ancora l'Italia alla battuta. Comunque vadano le cose, l'Italia si sta comportando egregiamente non solo nel corso del torneo, avendo battuto Canada e Cina, ma anche in questa stessa partita. Intanto avete visto inquadrato il coach dell'Italia, Silvano Prandi, in questa partita in cui sono riusciti a tenere testa alla formidabile formazione giapponese. Già essere riusciti ad arrivare al quinto set è un titolo di merito per la nostra formazione. Vedete, c'è una fase contestata, l'arbitro fa segno che uno dei nostri giocatori a muro ha toccato la rete e quindi affida il pallone ai giapponesi. Ancora Rebaudengo fa cenno che si tratta di un errore, si discute ancora, c'è un cambio nelle file giapponesi, entra il numero 6 Fukurawa Yashuhi in sostituzione di Sugimoto Kimio. Una decisione dunque discutibile. Medaglia d'argento, il bronzo per un totale